Barone Carlo, indipendentemente dagli episodi, dalla VAR e tutto quello VAR. Che succede, il VAR, indipendente da questo, sì. Anche del secondo giallo non dato a Berami, tutto quello che è successo, il tuo giudizio su questo Udinese-Genoa? Direi che l'Udinese il primo tempo è stata superiore a Genoa, quindi è andata meritatamente in vantaggio, poteva anche raddoppiare. Il secondo tempo c'è stato un po' più di equilibrio, quindi sicuramente anche l'espulsione di Bertolacci con il VAR quindi è stata anche un po' determinante, però il Genoa è rimasto sempre una squadra equilibrata, quindi ha dato fastidio fino alla fine, poi c'è stata anche l'espulsione di Pezzella che ha equilibrato di nuovo tutte e due le squadre e poi l'ha fatta padrona secondo me anche il tempo, quindi l'acqua, non si poteva più giocare, era difficile portare avanti il pallone, però credo che alla fine l'Udinese abbia meritato di vincere, anche se il Genoa ha fatto una buona gara. 10 contro 11, però il Genoa ha giocato meglio perché ha messo dentro un mediano, noi ci avevamo i due mediani palleggiatori, Veloso e Bertolacci. Ma il vecchio Nissilino mi diceva che in 10 si gioca meglio di 11. Grazie, questo è un